Saluto cordiale a tutti i telespettatori, ci troviamo a Bevagna nella piazza Silvestri, piazza centrale di questa bellissima cittadina a 9 km da Foligno, per assistere alla quarta rassegna premio dei complessi bandistici umbri, una manifestazione che ha il nome di Scorribanda, organizzata dalla regione dell'Umbria, dal comune di Bevagna, dall'associazione Proloco di Cantalupo, dalla banda musicale Città di Bevagna. Ecco, intanto sulla piazza stanno giungendo le quattro bande che concorreranno in questo pomeriggio del 27 settembre 1992 e sono esattamente la Filarmonica Donato di Cascia, la Filarmonica Forte Braccio di Montone, la Filarmonica Luigi Mancinelli di Orvieto e la banda musicale di Rivo Torto. Ecco, queste quattro bande sono le protagoniste di questo pomeriggio. Si esibiranno in questa piazza, purtroppo il tempo è nuvoloso, minaccia acqua, ma ecco, se dovesse piovere, l'organizzazione ha pensato già di far finire questa manifestazione all'interno della chiesa di San Michele, che si trova proprio nelle vicinanze di questo bellissimo podio che hanno allestito per l'occasione. Intanto ecco, questa è la banda di Forte Braccio, che sta facendo il suo saluto ai tanti pervenuti in questa serata. A titolo di cronaca vogliamo dire che questa mattina, sempre del 27 settembre, ha concorso la banda di Porano, questo a titolo di cronaca per gli orvietani, e la manifestazione terminerà il 4 di ottobre, dove avverranno anche le premiazioni delle migliori bande concorrenti. Detto questo, noi lasciamo, diciamo, i microfoni alla musica, un buon ascolto e un buon divertimento. E la Filarmonica Mancinelli di Orvieto, diretta dal maestro Fabrina Teselli. Nella banda ci sono degli assenti e ci sono due sostituti, due strumentisti di un'altra banda del comprensorio di Orvieto. Il primo brano in programma è di Bikan Rhapsody Rus. Thank you.
Sabrina Tesè. Preghiamo la banda di scendere davanti, perché dal retro del palco si affrettano a salire la banda Società Filarmonica Cotterraccio di Mendoza. Buonasera a tutti, ci troviamo a Bevagna per una manifestazione veramente interessante, veramente divertente, culturale nello stesso tempo. Una manifestazione che è iniziata già da alcuni giorni, è chiamata Scorribanda. Sì, 29 bande si sono alternate, ecco, in una carrellata che ha saputo intrattenere il pubblico di Bevagna, ma anche dei paesi qua intorno, per tante sere. Oggi è domenica 27 e in questa scorribanda anche la banda Luigi Mancinelli di Orvieto. Ecco, una banda che ha una tradizione oramai secolare, una tradizione che gli orvietani conoscono benissimo, una banda che ha partecipato più di una volta a queste rassegne, poi con noi il presidente della banda, il signor Sergio Tesei, ecco, che ci saprà dire, ecco, come mai questa presenza della banda Luigi Mancinelli in questa quarta rassegna qui a Bevagna, ecco, e parlare anche di questa banda orvietana. Buonasera Sergio, buonasera. Alle al microfono. Buonasera, dunque noi ci troviamo qui come diciamo tutti gli anni quando vengono organizzate queste manifestazioni dalla regione più che altro, e la nostra banda ha sempre partecipato con orgoglio, con soddisfazione, no? Perché ci crediamo di essere all'altezza, diciamo, della situazione. Ecco. Ecco, una banda ho visto giovanissima, è stata la prima oggi ad esibirsi in questa bellissima piazza qui a Bevagna. Una banda, diciamo, all'80% di giovani, al di sotto dei 20 anni, quindi una banda che ha delle premesse, delle prerogative per continuare. Ecco, come si fa a conoscere questa banda nell'orvietano? Come mai tanti giovani aderiscono a questa banda? Dunque, è stato, diciamo, un programma iniziato 4-5 anni fa, quando la banda non godeva di una forte più popolarità, insomma, ecco, si stava quasi andando alla deriva, no? Abbiamo cercato di sperimentare una scuola, un insegnamento diverso, e ci siamo riusciti perché abbiamo una scuola dove insegnano dei professori di conservatorio, abbiamo ogni sezione un proprio professore e i ragazzi, abbiamo un allevamento molto giovane che vanta forse anche di 30-35 ragazzi che si alternano. Anche quest'anno sono entrati 7 ragazzi nuovi nella banda, il nostro organico è circa una sessantina di persone più o meno, e stiamo andando avanti questo esperimento con questa scuola, e grazie proprio a questa scuola che noi oggi possiamo vantare di avere una banda molto ma molto giovane, perché abbiamo molte aderenze di ragazzini che vengono con entusiasmo e anche per la soddisfazione delle loro famiglie. Benissimo, e possiamo anche dire che è l'unica banda che ha un maestro donna, almeno oggi noi abbiamo visto qua esibirsi già la banda, ecco, di Orvieto, come prima, già l'abbiamo detto, poi abbiamo visto la banda di Cascia, adesso si esibirà la banda di Fortebraccio e poi la banda di Rivotorto. Però nessuna di queste bande aveva una maestra, ecco, donna, signora. Se l'operatore si gira, ecco, la maestra sta qui, adesso è impegnata con la famiglia, perché, ecco, purtroppo questo la costringe un po' a portarsi dietro la famiglia intera, ecco, per questo impegno. Dunque, con grande soddisfazione che questa maestra l'ha partorita proprio la banda, perché da ragazzina ha meditato nella banda, nelle prime file della banda col flauto e l'ottavino a circa 7 anni, poi con l'andare del tempo non ha mai cessato di frequentare la banda, ha frequentato il conservatorio, si è diplomato in flauto, e poi nel bisogno di avere un maestro abbiamo creduto opportuno di gratificarla e praticamente di dargli la bacchetta, e ne siamo moltissimo orgogliosi. Non io che sono il padre, ma perlomeno dove andiamo godiamo proprio di una... Di applauso, l'abbiamo visto anche oggi sulla piazza. Ecco, per una maestra femmina, un maestro di musica femmina, praticamente...
per noi crediamo di avere anche un punto a vantaggio. Ecco, stiamo ascoltando la presentatrice di questa rassegna che annuncia, dobbiamo dire che purtroppo il tempo ha rovinato questa giornata, ha piovuto, quindi le due bande si sono esibite fuori, la banda di Orvieto e di Cascia, ora stiamo nella chiesa proprio centrale di Bevagna. Ecco, la terza banda si sta per eseguire, la banda di Fortebraccio, quindi un appello a tutti i giovani, venite nella banda, la banda ancora al suo fascino, una volta si diceva che le feste senza la banda non erano feste. Oggi... Ancora è vero, se in un angolo non c'è la banda che suona, la festa non è... esiste, sì, ma non esiste. La musica popolare è sempre gradita da tutti e non finirà mai di non essere gradita, insomma. Quindi giovani, avete capito, c'è una scuola a vostra disposizione, maestre veramente bravi e diplomate che sapranno anche farvi uscire anche a voi, ecco, e far parte di questo meraviglioso gruppo che è la banda Luigi Mancinelli di Orvieto. Noi però adesso stacchiamo perché vogliamo riprendere la terza banda che si esibisce oggi qui a Bevagna in questa scorribanda. Nell'intervallo in cui l'ultima banda si esibirà in questa giornata del 27 settembre, noi abbiamo rintracciato il presidente di questa organizzazione, il maestro Arcangeli. Ecco, il maestro Arcangeli che ha diretto un po', ha guidato, ecco, la giuria per questo lungo periodo, voglio ripeterlo, la chiusura di questo servizio dal 19 del mese terminerà il 4 di questo mese, è il 4 di ottobre. Ecco, il maestro Arcangeli, noi ci abbiamo parlato 6 anni fa, in un'altra occasione, in un'altra rassegna di bande, ad Arrone. In quella occasione il maestro ci disse che sì, le bande avevano entusiasmo, sì, c'erano giovani, però 6 anni fa le aveva trovate un pochino professionalmente non tanto brave. Ecco, oggi dopo 6 anni dice la stessa cosa, oppure in effetti la regione, gli enti preposti hanno dato quel sollecito a che le bande migliorassero nei loro intenti? Che è la regione che da 4 anni, questo è il 4º anno, ha promosso una rassegna premio con la quale appunto si intende premiare il lavoro di ciascuna banda, non è un concorso a chi arriva primo, insomma. Si intende premiare e qualificare il lavoro che ciascuna banda riesce a fare nonostante i problemi nel corso di un anno. Quest'anno le bande che partecipano sono 29, riteniamo oltre la metà delle bande che almeno sulla carta esistono in Umbria. E posso senz'altro dire, ecco, rispetto alla domanda che mi faceva, che in questi anni, ecco, dopo Arrone proprio, c'è stato un anno di vuoto e poi proprio da quella idea è nata la rassegna regionale, potrei dire che effettivamente questo appuntamento è servito per dare una scadenza alle bande, una scadenza che loro sentono molto. Non certo per i premi, molto poveri, che possiamo offrire, ma ripeto, non è tanto un problema così di denaro, è un problema intanto di attenzione da parte della Regione dell'Umbria nei confronti di una realtà che, dicendolo in termini numerici, in Umbria interessa circa 3.000 persone, di cui almeno un 70% giovani e giovanissimi. Questo è importante, ci sono delle scuole, non sono molti i corsi bandistici, ma dai corsi spesso poi nascono delle scuole più o meno permanenti presso le bande. Nonostante quello che si potesse pensare alcuni anni fa, insomma, questo fenomeno ha ritrovato una funzione diversa rispetto a quella della tradizione e quindi si è rinnovato. È un fenomeno importante che riteniamo debba essere preso in considerazione rispetto a una nuova concezione della festa. Adesso è chiaro, le bande dal punto di vista
diciamo, come configurazione sociale, e sono sempre composte in maggioranza da dilettanti, quindi non si può chiedere un livello professionale. Però è anche importante sottolineare come molti giovani che sono nati in banda, poi si sono diplomati al conservatorio, non se ne sono andati dalla banda come accadeva quasi sempre in passato, sono rimasti in banda come strumentisti, altre volte come direttori della banda. Quindi c'è stato un innesto professionale su una, diciamo, su un corpo amatoriale ancora abbastanza consistente. E questo significa cercare un repertorio diverso da quello del passato, che soddisfi anche i professionisti, significa cercare delle occasioni di far musica diverse anche da quelle del passato, non che la banda non debba più fare i servizi o suonare per occasioni civili, ma sappiamo bene che, diciamo, che questo aspetto è abbastanza in calo, no? Siamo noi stessi, insomma, i cittadini che sentiamo di meno, che ne so, il 2 giugno, o per dire una data ormai di cui a volte ci si dimentica, a volte addirittura soppresse, festività che sono state soppresse. Quindi ci sono altri tipi di festa che oggi possono interessare la banda, e la banda vi partecipa facendo musica prima di tutto, e facendo musica ad un buon livello, questo lo posso dire, anche se di anno in anno possono esserci dei cedimenti, dei cali, però devo dire che ho visto appunto in questi anni senz'altro crescere l'interesse delle bande. Certo, si potrebbe fare molto di più, soprattutto i comuni dovrebbero, potendo, perché so che è anche molto difficile, fare di più per le loro bande. E per esempio hanno bisogno di una sede fissa e a volte non ce l'hanno, hanno bisogno di rinnovare strumenti e divise, e anche questo è un problema. Beh, inizia la esibizione della banda musicale di Rivotorto di Assisi, e quindi spero di aver risposto alle sue domande. E grazie maestro. Allora, per concludere questo, allora, queste manifestazioni comunque da 6 anni qua sono state, ecco, in parte uno stimolo per farle migliorare. Il comune dovrà fare la sua parte, altri organi la loro parte, però ecco, diciamo, mettiamo in avvio il treno poi si dice quando è partito non si ferma più. Questa è una occasione, anche questa scorribanda qui a Bevagna ne è stata un'occasione. Grazie, e allora un buon lavoro fino al 4 di ottobre, quando dovrà dare un giudizio a queste bande. Ecco, un buon lavoro, la banda ha iniziato a suonare, è l'ultima banda di questa giornata e anche noi andiamo a prendere alcuni brani. Volevo dire che per quello che riguarda il giudizio, noi diamo dei giudizi appunto alla singola banda, non faremo una graduatoria. E ci sono nella commissione d'ascolto, c'è il direttore della banda della Guardia di Finanza, il tenente colonnello Fulvio Cre. C'è un maestro di Roma che insegna musica d'insieme per strumenti a fiato alla Scuola del Testaccio di Roma, e un mio collega all'Istituto Bricialdi di Terni, il maestro Fabio Maestri. Quindi persone tutte in grado veramente di fare un giudizio spassionato, un giudizio vero. Benissimo, grazie maestro, buonasera.
come tutte le cose belle, finiscono a tavola. Quindi un concorso bello, un concorso divertente. E allora ecco che chiudiamo questa serata per parlare con le più piccole della banda Luigi Mancinelli di Orvieto. Ecco, le ultime bambine che sono uscite in questi giorni. E allora io vorrei far parlare a loro. Piccolissimi, te ti chiami? Alessia. E hai quanti anni hai? 10. 10 anni, te quanti anni hai? 10. E te? 11. Oh, allora due di 10 anni e una di 11. Quanto tempo è che siete in banda? 5 mesi. 5, e che cosa suoni? Sassofono. Ah, e te? Sassofono. E dei 5 mesi? Sì. Oh. E te? Sassofono. Quanto tempo è che suoni? 5 mesi. Oh, come mai vi trovate nella banda di Luigi Mancinelli di Orvieto? Chi vi ci ha portato? Beh, mi piaceva la musica e sono entrata. Ah, e allora sei andata a scuola lì ad Orvieto? Sì. Chi ti ha insegnato? Ladi Lamberto. Ah, e anche a te? Sabrina Tesei. E a te chi ti ha insegnato? La Sabrina. E a te? Sabrina Tesei. Oh, ma sentite un po', della giornata di oggi che mi volete dire? Secondo voi chi vincerà oggi? Qual è stata la banda più brava? Per me tutte. Voi secondo te come avete suonato? Per me bene. Ecco, l'applauso è per il presidente che è arrivato in questo momento. Oh, io invece adesso vorrei parlare con una molto piccola, però diciamo piccola sì, però già veterana della banda. Quanti anni è che suoni in banda? Quasi 5. Che strumento suoni? Corno. Oh, ma te ti diverti a stare nella banda? Sì. Ti diverti perché? Perché mi piace suonare. Ecco, volete fare un invito alle bambine piccole come voi per invogliarle a venire nella banda? Che gli direste? Che messaggio gli volete lanciare? Vediamo un po'. Ma io non lo so. Che gli direste? Venite nella banda? Divertente. Ah. Perché è molto bella la musica. Bene, bravi, vi faccio un in bocca al lupo perché diventiate sempre più bravi, eh? Intanto qui stanno arrivando le varie bande, questo è appunto il ritrovo che l'organizzazione, la regione Umbria e il comune di Bevagna, ecco, ha pensato per dopo le prove, ecco. Quindi tutte le bande che in questo mese si sono alternate in questa quarta rassegna sono passate in questo locale e poi sono ritornate a casa, ecco, con la pancia diciamo piena. A tutti un saluto, un in bocca al lupo e che queste bande veramente crescano nella loro professionalità, nel loro entusiasmo e che siano sempre un motivo per tanti giovani, come l'abbiamo visto oggi, ecco, di parteciparvi e di trovare nelle bande qualcosa di interessante e di bello. A tutti un arrivederci.